Regioni ed enti locali protagonisti di un grande piano verde per rilanciare l'Italia. Questo è il tema principale della decima ed ultima assemblea programmatica nazionale, in preparazione degli stati generali della Green Economy, un progetto che prevede mercati verdi, credito e fiscalità ambientale, tutela e valorizzazione dei territori. I punti fondamentali della Green Economy sono stati presentati dal presidente degli stati generali, Edo Ronchi. I punti fondamentali di oggi sono quelli di mettere a punto una piattaforma degli enti locali e delle regioni per lo sviluppo territoriale della green economy come contributo per uscire dalla crisi italiana. La potenzialità delle città e dei territori italiani rimane elevata ed è una leva fondamentale di sviluppo e di qualità della vita. Progettare una Roma diversa in salute, queste le parole del sindaco di Roma Ignazio Marino, che considera centrale la questione della green economy. Ho vissuto, stiamo vivendo una questione come quella ad esempio dello smaltimento dei rifiuti come un'emergenza, e in altri luoghi nel nostro pianeta viene studiata e valorizzata come un'opportunità. Roma deve uscire da questo clima emergenziale e la questione della green economy, della salute della città, per me sono davvero centrali. Per questo nelle varie aree strategiche, negli assessorati che si occupano di ambiente, l'assessorato che si occupa della qualità della vita, della scuola, abbiamo iniziato a progettare una Roma diversa, una Roma che sia in salute, sia per quello che riguarda la qualità della vita delle persone, sia per quello che riguarda il nostro ambiente. Continua a premere sulle Olimpiadi a Milano il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, presente all'assemblea programmatica. Io mi occupo della Lombardia e di Milano e penso che Milano abbia tutti i requisiti oggi per fare bella figura e tutte le condizioni per candidarsi. Dopodiché non è una decisione che prendo io, e sarà il governo italiano, ma noi siamo pronti.